Dove si vive meglio in Italia? Difficile dirlo, tutto dipende dal metro di giudizio che si usa. Ad esempio, se vogliamo parlare della sanità, dobbiamo fermarci in Toscana. Se invece vogliamo considerare il potere d'acquisto, il sud è sicuramente meglio del nord e con 500.000 euro compri un intero pianerottolo quando a Milano prendi appena un appartamento di 100 metri quadri. Per misurare la qualità della vita bisogna valutare cosa consideriamo per qualità. Per alcuni la qualità è la passeggiata sul corso, vedere gli amici, poche cose da fare ma un livello di stress molto basso. E soprattutto poco traffico. Per altri la qualità è al contrario avere tante possibilità di scelta a fronte però di una vita più caotica e macchine ovunque. Per altri ancora è non avere criminalità organizzata oppure un basso livello di inquinamento o ancora scuole buone dove far studiare i propri figli. Il Sole 24 Ore ha misurato il livello della qualità di vita delle città italiane ed è arrivato alle seguenti conclusioni. Se vi interessa sapere quali sono le città dove si vive meglio oggi in Italia, aspettate la fine della sigla. Intanto vi lascio il tempo per iscrivervi al canale e azionare la campanella degli avvisi per restare aggiornati sulle ultime novità legali. Sigla. Questa è la legge. Se guardiamo la classifica delle migliori città italiane dove si fanno affari e si lavora, al primo posto c'è Milano, poi Trieste, Roma, Prato, Monza e Brianza, Cagliari e Bologna. All'ultimo posto c'è Rovigo, poi Campobasso, Taranto e Isernia. Cosenza all'80° posto. Se vediamo il tasso di occupazione, si trova subito un posto di lavoro a Bolzano, Bologna e Cuneo. All'ultimo della classifica ci sono Crotone, Napoli e infine Caltanissetta. I giovani che non lavorano e non studiano sono innanzitutto a Caltanissetta, poi Taranto, Catania e Napoli. Ai primi posti invece in benessere ci sono Verona, Bologna e Belluno. Napoli è al primo posto come imprese che fanno e-commerce. Milano è al terzo posto ma al primo come numero di startup innovative, seguita da Trento e Trieste. Alla fine della classifica ci sono Vercelli e Agrigento. Il maggior numero di persone in cassa integrazione è purtroppo ovviamente a Taranto e poi a Potenza. Se vediamo i parametri salute e sanità, le città dove si vive meglio sono Bologna, Modena, Roma, Pisa, Parma, Firenze, Milano, Verona, Siena e Perugia. Agli ultimi posti ci sono sempre Caltanissetta, Napoli, Crotone, Vibo Valentia, Oristano, Agrigento, Taranto, Lecce e Reggio Calabria. Dove c'è meno inquinamento? Pisa al primo posto, poi seguono Siena, Aosta, Bolzano, Oristano, Firenze, Trento, Parma e Grosseto. Napoli all'81° posto, Milano al 39°, Roma al 48°. Alla fine della graduatoria ci sono Isernia, Siracusa, Reggio Calabria, Alessandria, Caserta, Caltanissetta e Rovigo. Quali sono le città dove c'è meno criminalità? Primo posto a Oristano, seguita subito da Pordenone, Sondrio, Lodi, Udine, Vercelli, Treviso e Como. Agli ultimi posti Milano, Napoli, Catanzaro, Roma e Isernia. Se volete fare visita a musei, teatri e cinema, le città migliori d'Italia sono Firenze, Trieste e Gorizia, Siena e Milano. Vi mettete le mani in tasca invece a Crotone, Vibo Valentia, Reggio Calabria, l'immancabile Caltanissetta e Foggia. Valutando la media di tutti i parametri che abbiamo appena visto, si può fare una classifica delle province con il punteggio medio superiore. Al primo posto c'è... rullo di tamburi... Bologna! A Bologna si vive meglio di tutte le altre province italiane, considerando in media tutti i parametri che abbiamo appena visto. È la ricetta secolare racchiusa nei tre appellativi, dotta, grassa e rossa. A spiegare il perché Bologna conquista per la quinta volta in 33 edizioni la vetta della classifica generale sulle province italiane per la migliore qualità di vita. L'innovazione non manca, come conferma la virata verso i big data e il supercalcolo, suggellata a fine novembre dall'inaugurazione di Leonardo, che è il quarto computer più potente al mondo. Ma il segreto di Bologna è la certezza di un alto livello di benessere sociale e culturale, garantito da una città piccola se misurata ai suoi 400.000 abitanti, ma aperta al mondo perché crocevia internazionale. Bologna è dotta, occupa spesso il primo posto della classifica demografia, salute e società in virtù del record di diplomati e laureati tra i 25 e i 39 anni ed è al terzo posto in Italia per durata del percorso di studi. La nota stonata è quella
quella della giustizia e sicurezza, categoria in cui Bologna si piazza al 95esimo posto e al 104esimo per indice di criminalità. Poi al secondo posto delle città dove si vive meglio c'è l'eterna Bolzano, che si trova da sempre nei primi tre posti. Quindi arriva Firenze, Siena e le immancabili Trento, Aosta e Trieste. Milano è all'ottavo posto, seguita da Parma, Pisa e Cremona. Roma, la città con il traffico tra i peggiori nel mondo, è al 31esimo posto. Venezia al 20esimo posto, Torino al 40esimo. Veniamo ai posti finali. La città peggiore d'Italia è Crotone. Al penultimo posto c'è Isernia e quindi Caltanissetta. Risalendo, ma sempre partendo dal basso verso l'alto della graduatoria, ci sono Foggia, Vibo Valentia e Reggio Calabria. Catanzaro e Cosenza sono rispettivamente al 96esimo e 95esimo posto. Come vedete, la Calabria è ultima in graduatoria. E poi ci sono Napoli al 98esimo posto e Salerno al 97esimo. La Sicilia è molto bassa, abbiamo in ordine Trapani, Catania, Siracusa, Messina, Palermo, Agrigento e Ragusa, tutte tra il 93esimo e l'85esimo posto. Insomma, se volete vivere bene dovete andare in Emilia o in Toscana, se volete vivere male invece dovete venire in Calabria o in Sicilia. Resta salda la leadership nella qualità della vita del Trentino Alto Adige. Insomma, amici, io che vivo al sud però devo dirvi una cosa, che ci sono molti punti positivi che la classifica non fa vedere. Innanzitutto il clima, caldo e temperato anche d'inverno. Poi la logistica, poco traffico, vita non caotica, in una giornata riesci a fare 100 cose. E poi quando ti manca la scala, prendi un aereo e arrivi in un'ora a Milano. Ma non è solo questo, il potere di acquisto è molto conveniente, non devi ammazzarti di lavoro per pagare un mutuo o un affitto. E ci sono posti dove fare la spesa è assai conveniente, soprattutto nei mercati. Poi, punti di vista, chiaramente, ripeto, tutto è soggettivo, tranne la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.